Che effetto vi ha fatto rivedere quel gol ora e se ci fosse stato il VAR, come sarebbe cambiata la storia secondo Ma Ramon c'ha un'idea, che Ramon. pure col VAR ci avrebbero tolto quel gol. Sì. Sì, sicuro. A prescindere. Non l'avrebbero consultato. Era nel modo. Non potevamo vincere dopo 2 anni lo scudetto. Era programmato. Grazie mille. Allora, ci sono tante cose nella vita di un uomo che uno ricorda di una donna. Soprattutto, non lo so, dove eri l'11 settembre, dove eri il 10 maggio dell'81? Sì, 10 maggio dell'81 era a Torino, tutto il giorno a Torino mi sono fatto perché sono partito alle 4 e mezzo del mattino con mio fratello e mio cugino in macchina, siamo arrivati lì verso le 11, 10 e mezza, mezzogiorno, siamo andati dritti allo stadio, eravamo dall'altra parte di dove avvenne tutto questo, che tanto dolore poi ha provocato in me e in un popolo intero. E poi siamo ripartiti senza aver capito bene che cosa era successo. Quando siamo arrivati al casello di Roma verso mezzogiorno, stanchi morti, il casellante, allora ancora si pagava a mano, la persona ti guardava negli occhi e ti diceva quant'era. E, oltre a dirci quant'era, ci disse: ci hanno rubato un'altra volta. Aveva capito che venivamo come tante altre macchine da lì. E da lì è cominciata tutta una serie di domande, ma perché? No, ne hai visto il 90° minuto? Dico, no, stavo in macchina. E da lì si è capito quello che era successo, ma in realtà poi dopo il fatto che adesso sono passati 40, 41. 41 anni e ancora se ne parla, ma non solo se ne parla, perché ormai siamo tutte leggende, le leggende è anche normale che se ne parli, ma se ne parla da parte dei protagonisti con un dolore come se la ferita fosse avvenuta pochi minuti fa. E questo dimostra che dietro quell'episodio c'è qualcosa di più. Intanto c'è un mondo del calcio e quindi di una società che è scomparsa, perché l'occhio che giudicava in campo allora non era un occhio tecnologico come oggi, ma era un occhio umano e quindi quell'occhio umano rappresentava per dei tifosi che si reputavano defraudati l'occhio del potere in qualche modo, soprattutto per un romano che quindi una città dominata da sempre storicamente, quindi l'idea che la Sabaudia potesse in qualche modo. E c'è una cosa bellissima che racconti nel documentario, che è un po' quella romanità che forse si è persa. La mia domanda è proprio questa, quella della ciriola con la mortadella, quando vai allo stadio, quella condivisione, si è persa un po' in questi 40 anni o c'è ancora? Completamente perduta dal momento che le curve sono cominciate a diventare un luogo dove diciamo fazioni politiche prendessero degli angoli di spazio e magari litigassero fra loro per poi dominare l'una l'altra, eccetera. Allo stesso tempo nei distinti, nelle tribune, si entrava allo stadio prestissimo, ore prima. Ci si portava appunto le cirioli con dentro la mortazza, piuttosto che io ho visto interi filoni di pane con dentro il minestrone e gente che mangiava questa cosa. Era la romanità di una volta ed era un senso di condivisione di una giornata di festa che è quello di più vicino che noi romani abbiamo a quello che avveniva al Colosseo, fondamentalmente. Ultima domanda, forse un po' provocatoria, c'è chi dice che da quell'episodio in poi i romanisti siano soliti lamentarsi. Come rispondi a questa critica? Che è vero, però a volte ci si lamenta pure per delle ragioni valide. Anche perché diciamo il gol de Turone. Era buono. Grazie.